Amici, oggi vi parlo di un intelligente investimento che ha fatto un ragazzo molto semplice, anzi a dir la verità due. Dove lavoro? Io che sono una guardia perché mi piace lavorare, perché nel lavoro c'è anche l'aspetto psicologico, non c'è soltanto la parte economica e almeno un altro po' di anni voglio lavorare. Ragazzi, un ragazzo che lavora al reparto pizza e tavola calda si è comprato un monopattino un mese fa con uno stipendio e viene a lavorare con il monopattino, consumando soltanto, spendendo soltanto l'elettricità che usa per ricaricarlo. Adesso, se lui, poi gli ho chiesto pure per curiosità indirettamente dove abita, praticamente si doveva fare 14-15 km tra andata e ritorno. Se è una macchina a benzina sono quasi 2 ore e mezzo. Ragazzi, l'intelligenza a livello di money management a volte non viene dai pluricazza laureati in astrofisica, a volte anche le persone semplici, i famosi investimenti della nonna, i risparmiucci della nonna sono molto importanti nella vita. Adesso in un contesto di mercati nonostante tutto alti, perché l'S&P 500 mi sembra che ha perso dal 1 gennaio, il 2 gennaio, da quando è riaperto, l'8, neanche il 9%, sì, il Nasdaq di più, qualche altro settore di più, stanno per fortuna scendendo le obbligazioni. Gli investimenti intelligenti sono anche questi, ragazzi, perché spendendo 200, lui è leggerino, 60 kg, 65 vestito, può permetterselo, ma voi che state nella pianura padana non avete questi problemi di io che sono 80 kg, poi magari qualcosa di molto di più vestito, tra sali e scendi, insomma mi ci vuole un monopattino che ho da 400 euro. Però ragazzi, valutate questo tipo di investimenti, magari controllate la vostra casa, ad esempio io voglio isolare con una porta per dividere la casa in due quando farà molto freddo durante il prossimo inverno, perché questa storia dell'inflazione durerà. E valutate questo tipo di investimenti e aspettate le giornate buone per reinvestire. Intanto vendete le posizioni che non vi interessano più o che magari vi hanno già dato qualcosa, che sono ancora verdi e non vi piacciono, che magari vi danno poco dividendo e la performance è ancora verde. Questo è un tipo di investimento che va valutato perché spendendo magari chi pesa 75 kg, 300 euro, 350 euro, può in un anno risparmiare, in un solo anno la recuperi in 5 mesi, dipende, se vai tutti i giorni a lavorare la recuperi in 2 mesi la spesa di un monopattino. Questi sono gli investimenti intelligenti. Ho notato che anche un ragazzo di colore che lavora nell'ortofrutta, dove io sono addetto a fare la guardia, se l'è comprato, proprio oggi me ne sono accorto. E ragazzi, usiamo la testa, la razionalità, l'umiltà in questi periodi storici, magari anche coprendoci un po' di più con i vestiti che una volta che quelli che già abbiamo, che non spendendo soldi, ci possono portare ad avere un accumulo di denaro se abbiamo una capacità di risparmio. Oggi vi ho raccontato questa storia di questo furbo investimento intelligente di un ragazzo, di un semplice pizzaiolo. Quindi alla prossima, dai, state connessi che ho qualcosa di più meccanico, tecnico da raccontarvi.